La cosa necessaria da Fragola è l'esempio di chi vuol fare politica, è lui che deve dare l'esempio. Non è possibile approcciarsi al mondo politico amministrativo di Fragola pagando voti in cambio di soldi, cioè chiedendo voti in cambio di denaro. La Camorra questi comportamenti li osserva, per cui non c'è un distacco preciso tra la parte legale e la parte illegale. Noi non possiamo pretendere dai magistrati che facciano loro gli eroi, dobbiamo partecipare noi. Chi fa politica deve dare l'esempio, ok? C'è una distinzione tra il soggetto politico e il soggetto elettorale. Il soggetto politico è quello che dà le idee, i progetti per mettere in moto il volano dello sviluppo. Il soggetto elettorale è quello che mette mano a tasca, compra i voti, viene eletto e poi dopo non può dare se stesso alla città. E lo la città Stato muore. C'è ad Fragola. Lo Stato? C'è ad Fragola. Lo Stato c'è ad Fragola, ma da solo non abbiamo polizia, carabinieri, c'è persone che lavorano con senso di abnegazione, ma accanto allo Stato ci deve stare la società, ci deve stare la politica sana, quella che viene fatta con l'anima e con il cuore, non quella che viene fatta col denaro. A livello di infrastrutture negli ultimi anni che cosa è successo? Una sola cosa è successa, le Salicelle. Per realizzare il quartiere delle Salicelle furono ammazzati due consiglieri comunali. Da allora niente più è stato fatto. Abbiamo proposto l'ospedale, non è stato realizzato per colpa di una commissione politica e mafia. Abbiamo proposto il parco a tema e non fu fatto, proprio come scrive il libro La mafia buona di Catello Maresca e di Paolo Chiariello, non fu fatto perché ebbero dei problemi questi imprenditori con la malavita. Il parco a tema non è nato, non si è realizzato, lo sviluppo non c'è stato. La stazione della TAV? La stazione della TAV io sto procurando e sto adesso organizzando un convegno con Enzo De Luca e con il presidente della Confindustria Boccia perché possano loro mettere in moto con le loro proposte il lavoro. Adesso Salvini ci parlerà di polizia e di carabinieri, ma qui in queste zone, non a Fragola, nel comune nord di Napoli, abbiamo bisogno di lavoro, delle occasioni, le occasioni di lavoro li crea la politica. La politica, ma quella la buona. Tra le occasioni perse in questi anni ad Fragola? Ci sono state tre di loro. Una è stata la Ipercop, che ha fatto un investimento da milioni di euro e nell'accordo ci doveva fare una viabilità che non ha fatto. Poi c'è stata l'IKEA, che nel contratto ci doveva fare uno svincolo e che non ha realizzato. L'ultima cosa, l'ultimo sgarro, l'ha fatta RFI al comune di Fragola, dove nell'accordo di programma era previsto uno svincolo che dall'asse mediano doveva partire uno svincolo che andava nell'anello viario della grande stazione TAV. Questo svincolo non è stato fatto, per cui adesso la TAV vive in un deserto senza sabbia. Uno che scende dalla stazione la sera trova il buio, non sa dove andare, si trova nella campagna, e questa è una grande vergogna. RFI deve mantenere gli impegni, deve rispettare quell'accordo, che noi abbiamo bisogno di quello svincolo.